Ragazzi, buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Maurizio e qui sul canale parliamo di nutrizione, sport e crescita personale. Di che cosa andremo a parlare in questo video? Andremo a parlare della routine mattutina per il benessere e quindi come iniziare la giornata con energia. Iniziamo subito l'importanza della routine mattutina. Perché è importante avere una routine mattutina e iniziare la giornata con la giusta attitudine, con la giusta energia? Proprio perché iniziare le nostre giornate in anticipo ci permette di iniziare la nostra giornata con tutto un altro spirito, tutta un'altra energia. E a questo proposito vi faccio un mio esempio personale. Quando ho iniziato a lavorare, lavoravo come consulente immobiliare, in pratica io ero sempre perennemente in ritardo. Mi svegliavo all'ultimo minuto, mi prendevo qualcosa da mangiare al volo in macchina e andavo al lavoro. Andavo al lavoro in fretta e furia, bloccato in mezzo al traffico, clacson, arrabbiato perché ero di fretta, tutto quanto di corsa. E secondo voi la mia giornata come poteva cominciare? Non iniziava mai nel migliore dei modi, ma iniziava sempre nel peggiore dei modi e, tranne rarissimi casi, poi a ruota andava avanti così per tutto il resto della giornata. Ad un certo punto, che cosa è successo? Che i miei continui ritardi non stavano bene al mio responsabile, e quindi ad un certo punto che cosa è successo? Quando noi aprivamo l'agenzia alle 9, quando io arrivavo alle 9:05 lui mi mandava a casa. Quindi mi ha mandato a casa una mattina, mi ha mandato a casa la seconda mattina, mi ha mandato a casa la terza mattina e poi mi ha detto torna tra una settimana. Quindi mi ha lasciato a casa per una settimana. E a quel punto io che cosa ho fatto? Ho iniziato a fare quello che faceva lui. Noi aprivamo l'ufficio, l'agenzia alle 9 e lui arrivava in agenzia alle 7:30. Non per iniziare a lavorare, ma per prendersi la mattinata più con calma. E quindi ho iniziato a fare quello che faceva lui, quindi ad alzarmi prima, a fare il viaggio in macchina molto più rilassato, arrivare al lavoro, andare al bar insieme a lui, fare colazione insieme, leggermi il giornale, e alle 9, quando dovevamo iniziare a lavorare, io ero già sveglio da 2-3 ore. E questo mi permetteva di iniziare la giornata con un altro spirito, con un'altra energia. Quindi vedete come cambiare la routine mattutina dell'epoca, ragazzi, parliamo di circa 17-18 anni fa, forse anche qualcosina in più. Ero veramente un ragazzino, 21 anni, 22. E già questa cosa mi aveva cambiato tutto. Quindi io per diverso tempo, fino a quando poi ho deciso di cambiare lavoro, ho fatto questa cosa. Quindi arrivare in ufficio alle 7:30, godermi questa ora e mezza di tranquillità e poi iniziare la giornata con un altro spirito. E oggi la mia idea di routine mattutina è un'altra, però era per darvi l'idea, quindi nel senso di come essere ampiamente in anticipo ti permetta di vivere la tua giornata al meglio, vivere la tua giornata con maggiore energia. Quindi impariamo ad alzarci prima. Poi però nel corso degli anni, con la formazione, tutte le cose che ho imparato, ho capito che questo tempo che io avevo prima di iniziare il lavoro potevo sfruttarlo a mio vantaggio.
non per andare a far colazione al bar, non per leggermi la Gazzetta dello Sport, ma per fare delle cose che magari non avevo il tempo di fare durante la giornata, al mattino presto. Cose che mi aiutassero a crescere a livello personale, cose che mi aiutassero a diventare di più. E quindi ho iniziato a creare la mia routine mattutina, la mia nuova routine mattutina, che è cambiata nel corso degli anni. Dopo vi descriverò anche quella, la mia routine attuale, proprio quella che ho ricominciato nuova di zecca ormai da qualche settimana. E come andiamo a creare la routine mattutina? Innanzitutto dovrei cercare di capire la mia giornata effettivamente a che ora comincia, ok? La mia giornata effettivamente comincia alle 8, perché io alle 8 devo essere in ufficio, ok? E allora mi devo rendere conto quanto tempo mi ci va per arrivare in ufficio. Mi ci va a mezz'ora, quindi scaliamo già alle 7:30. Quanto tempo ho bisogno per fare colazione con calma insieme alla mia famiglia? 20 minuti. E quindi arriviamo alle 7:10. Di quanto tempo ho bisogno per prepararmi in bagno e fare tutte quelle che sono le mie cose? Altri 20 minuti. Quindi siamo arrivati alle 6:50. Io allora potrei decidere di, per iniziare, svegliarmi alle 6:30, fare 20 minuti di routine, andare in bagno per 20 minuti, andare a fare colazione con la mia famiglia per 20 minuti e poi fare il viaggio per andare al lavoro, alle 8 cominciare a lavorare. Ecco come ho creato la mia routine mattutina. Sono partito da quando comincia effettivamente la mia giornata e da lì sono andato indietro nel tempo. Siamo partiti da una routine di mattutina di 20 minuti. E quali sono le attività che potrei fare nella mia routine mattutina? Sono diverse, non dobbiamo farle tutte. Posso scegliere quelle che si sposano maggiormente alla mia vita in questo momento. Potrei fare della meditazione, potrei fare della respirazione consapevole, potrei farmi una doccia fredda, potrei scrivermi il diario personale, potrei leggere un libro, potrei guardare dei video, o potrei fare alcune di queste cose in quei 20 minuti. Magari 5 minuti una cosa, 5 minuti un'altra, 5 minuti un'altra. Un'altra cosa che potrei fare, ad esempio, è dell'esercizio fisico, ok? Quindi queste sono le attività che potrei andare a inserire nella mia routine mattutina, eh? E tutto ciò mi permette, come dicevo all'inizio, di andare proprio a iniziare la mia giornata con un'altra energia, con un'altra attitudine, e la mia giornata con ogni probabilità sarà veramente come non le ho mai avute prima. Se non ci credete, ragazzi, provate, ma non provate per un giorno, due giorni, tre giorni, provate per un periodo di tempo adeguato. Avevamo parlato, vi ricordate, in uno degli scorsi video di 66 giorni. Provate questa routine mattutina per 66 giorni e vedrete realmente la differenza. E vi racconto un po' quella che è la mia routine mattutina attuale, nuova, come in questi 16 anni la mia routine mattutina è cambiata tantissime volte e adesso ne ho una nuova. Perché è cambiata tantissime volte? Perché è cambiato il mio livello di crescita personale, ma sono cambiate anche le situazioni. Un conto è abitare da soli, un conto è abitare con i tuoi genitori, un conto è abitare con la tua compagna, tua moglie, tuo marito, il tuo fidanzato e via dicendo, un conto è avere dei figli, un conto è non averne. Quindi ognuno si deve costruire la propria routine mattutina in base a quella che è la sua situazione attuale, ok? La mia routine mattutina in questo momento è questa. La mia sveglia suona alle 5. Per quale motivo? Perché noi abbiamo dei tempi molto stretti al mattino, nel senso che
abbiamo Samuele che alle 6:30 deve prendere il pullman per andare a scuola, perché la scuola è molto lontana da dove abitiamo e lui ha un'ora di pullman per arrivare a scuola. Quindi la mia sveglia suona alle 5, vado subito in bagno, mi do una rinfrescata veloce e poi vado nel mio studio, dove faccio, la prima cosa che faccio è scrivere il diario personale, poi faccio la meditazione, quindi 10 minuti in bagno, 10 minuti di diario personale, 10 minuti di meditazione, è andata via la prima mezz'ora. Sono le 5:30, alle 5:30 scendo al piano di sotto e inizio a preparare la colazione per tutti. Colazione che andrà avanti, tra prepararla, farla, sistemare poi la cucina, svuotare la lavastoviglie, si fanno le 6:30. Io alle 6:30 poi che cosa faccio? Vado in bagno. Vado in bagno e faccio doccia fredda e mi preparo per la giornata. Si sono fatte le 7, quindi la mia mezz'ora in bagno. Si sono fatte le 7, alle 7 che cosa faccio? Torno nel mio studio e faccio 10 minuti di respirazione consapevole e 10, 15, 20 minuti di stretching. E sono diventate le 7:30. Alle 7:30 scendo di nuovo giù e faccio la mia vera e propria colazione, perché insieme a Samuele e a Daniela alle 6 ho bevuto la mia tisana, il mio tè, e poi la mia vera e propria colazione preferisco farla più tardi, in modo da far passare 12 ore tra la cena e la colazione, in modo tale che io mi trovo bene così, faccio 12 ore in cui mangio e 12 ore in cui lascio il mio organismo a riposo. Ok? E poi quindi mi prendo dalle 7:30 alle 8 per fare la mia colazione e in più guardarmi magari qualche video, ascoltarmi qualche audio a livello di crescita personale o quando ho voglia a livello di intrattenimento. Ad esempio io seguo qui su YouTube il canale di Steps Over, che sono dei ragazzi che stanno girando il mondo con il loro camion e mi intrattengono e mi fa piacere guardare i loro video. Ok? Quindi questa è la mia routine attuale. Voi dovete costruire la vostra, perché ognuno ha la sua. Non puoi copiare la routine di qualcun altro, a meno che tu non abbia una situazione tale e quale è la sua. Ragazzi, di che cosa abbiamo parlato oggi? Abbiamo parlato dell'importanza della routine mattutina, del creare la tua routine mattutina, attività per la tua routine mattutina, abbiamo visto quella che è la mia routine mattutina attuale. Io direi che per oggi è tutto, lasciate un like se questo video vi è piaciuto, commentate qui sotto, ditemi se avete già una vostra routine mattutina o se volete implementarla nella vostra vita e iscrivetevi al canale se ancora non vi siete iscritti. Io ragazzi vi mando un abbraccio grandissimo, per me è sempre un piacere enorme stare qui in vostra compagnia. Ci vediamo nei prossimi video.